Benissimo, siamo qua con il centrale difensivo della formazione del Carioca, Palmieri, a cui innanzitutto facciamo i complimenti perché mi pare che sia sicuramente uno degli elementi più in vista della sua formazione e oltremodo mi pare di poter dire a livello personale che sia sicuramente l'orchestratore di gioco della squadra avversaria. L'asse Palmieri-Grignoli penso che sia la base, poi questa cosa la chiederemo al tuo allenatore. Mi pare comunque di poter osservare per quanto riguarda la partita che il secondo tempo sicuramente non ci sia stata grande partita, perché tutto sommato voi l'avete chiusa abbastanza subito e poi la formazione di Salerno si è disunita parecchio e secondo me è stato abbastanza facile. Nel primo tempo invece tutto sommato, al di là del grande possesso da parte vostra, quindi il merito comunque di aver chiuso in vantaggio, mi pare che comunque la partita sia stata decisamente più equilibrata e anche non facile per certi aspetti. Sì, innanzitutto la ringrazio per i complimenti, un'analisi ottima della partita. È andata bene, un buon risultato, facciamo ancora troppi errori, siamo tanti ragazzi giovani che è da solo 2 mesi che giocano insieme, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, il gruppo è valido e ce la stiamo mettendo tutta per migliorare partita dopo partita e penso che oggi abbiamo avuto la conferma che i risultati stanno arrivando, piano piano, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita ce la stiamo facendo. Sì, infatti ho visto che particolarmente siete molto abili nel 3-1, cioè questa è una cosa che appunto sono tutti aspetti tecnici e tattici in particolare che poi vedremo magari con il vostro allenatore, però mi pare di notare che appunto quando parlavo prima di questo asse fra te e tuo compagno Grignoli che ci sia veramente una buonissima circolazione di palla con poi un tentativo di profondità sulla boa che sistematicamente è uno degli altri due perché c'è una rotazione, vedo spesso volentieri, ho visto durante la partita che fate decisamente bene, quindi la cosa che credo di condividere è che state veramente applicandolo bene il gioco nella, ovviamente anche se capisco che siete nuovi da quello che dicevi, però mi pare di aver visto una buona partita da parte vostra. Esatto, sì, io e Poccio abbiamo la fortuna di conoscerci da una vita, in realtà siamo noi due è da quando frequentavamo l'oratorio del paese che giochiamo insieme, quindi forse questo feeling l'abbiamo coltivato negli anni di domenica in domenica. Sì, il feeling è ottimo, non dimentichiamoci anche degli altri ragazzi che comunque lavorano tanto in settimana e anche la domenica e ci danno una mano. Come hai detto te, è un modulo che ci riesce bene. La verticalizzazione sulla boa alle volte è un'ottima soluzione, poi alle volte abbiamo delle buone individualità che risolvono le occasioni più complicate, però io penso che il merito sia della squadra nel suo complesso e dell'allenatore che ci mette del suo. Assolutamente sì, ti ringrazio e ti rinnovo i complimenti e buon proseguo di campionato. Grazie a voi. Ok, ora siamo qua con il capitano della formazione del Carioca, Grignoli, anche a lui facciamo i complimenti per come si è espresso in campo e proseguiamo un po' il discorso che stavamo facendo con il tuo compagno, dove appunto abbiamo visto una gran parte del gioco praticamente che viene costruita attraverso di voi, dove sicuramente Palmieri è l'orchestratore del gioco, ma tu sicuramente sei quello che gli dà sistematicamente l'appoggio. Questa è secondo me una delle doti importanti di questa squadra, che poi peraltro riesce a comunque sviluppare oltre a un buonissimo 3-1 con anche delle profondità interessanti verso la boa, anche delle occasioni interessanti che partono dai laterali, perché siete molto bravi a proporvi sugli esterni e poi mettere la palla in mezzo sul secondo palo o su chi arriva comunque da dietro. Sì, alla fine il gioco lo sviluppiamo molto, soprattutto in allenamento, proviamo, riproviamo. L'anno scorso è stato il primo anno che, tra virgolette, possiamo dire, si è andati come squadra insieme, come Under 21. Ci è andata un po' male, ma quest'anno alla fine, dopo anche solo un anno che abbiamo giocato insieme, siamo riusciti a incrementare bene il gruppo, a diventare veramente un solido gruppo per formare bene il gioco e tutto. Infatti è quello che a parti opposte sta avvenendo, nel senso che
la formazione salonese, oltre ad essere peraltro molto giovane, perché il più piccolo, il più grande è del 93, quindi ha davanti 3 anni, e questo credo che sicuramente sarà l'esatta situazione che si verrà a verificare con loro, che andranno a crescere, perché questo è quello che deve essere fatto. La cosa che voglio aggiungere rispetto a quanto ci siamo detti fino ad ora è che avete anche, ho visto, e li applicate decisamente bene, anche degli ottimi schemi sulle palle ferme. Sì, soprattutto sulle palle da ferme il mister possiamo dire che ci fa un mazzo tanto se non impariamo bene i vari movimenti, gli schemi su calci d'angolo, punizioni, quindi anche su quello ci soffermiamo tanto, soprattutto anche in allenamento. In partita proviamo soprattutto a uscire fuori dalle situazioni magari chiusura delle difese avversarie o che cosa, appunto su calci piazzati o su azioni comunque portate sempre da una palla inattiva. Ok, grazie mille, complimenti ancora e buon proseguo di campionato anche a te. Grazie. Eccoci qua con l'allenatore della formazione del Carioca. Evidentemente le domande che ho fatto ai compagni in qualche maniera poi mi portano immediatamente a chiederti come nasce questo 3-1, che vedo che fate veramente bene, cioè nel senso che al di là del fatto che sicuramente siete avvantaggiati dal fatto di avere un centrale che è molto bravo nell'impostare la palla, avere un laterale che si propone sistematicamente e tra l'altro cambia a rotazione lato del campo ed è di sistematicamente d'appoggio a lui, ma siete anche bravi nelle profondità e soprattutto nelle profondità secondo me legate agli aspetti laterali, non tanto sull'appoggio sulla boa, dove comunque riesce bene, ma soprattutto sul fatto di riuscire ad andare via sui lati e poi mettere la palla al secondo palo. Questo lo fate molto bene. Eh sì, noi sfruttiamo le nostre potenzialità, abbiamo i laterali che hanno il tiro, un buon tiro, e cerchiamo di liberarglielo. E poi i ragazzi sono cresciuti tanto e ancora devono crescere, e abbiamo la possibilità oltretutto di allenarci tutti insieme con la prima e l'under, per cui per loro insomma allenarsi con una squadra che e venire il sabato a fare la Serie B insomma è una bella esperienza, per cui sono cresciuti tanto ma ancora hanno grossi margini di miglioramento, glielo dico sempre, rispetto all'anno scorso che andavamo a prendere grandi paghe, quest'anno abbiamo un assetto, poi ci alleniamo e ogni domenica affrontiamo una diversa. Ogni partita poi ha la sua storia, ecco. Comunque sono migliorati parecchio. Si vede che comunque c'è alla base un percorso, nel senso che quello che sta avvenendo praticamente con i vostri avversari sicuramente lo si vedrà l'anno prossimo, nel senso che i vostri avversari sono molto giovani, peraltro lo dicevo appunto che il più grande è del 93, quindi ha davanti 3 stagioni completamente. E è evidente che l'anno scorso immagino abbiate avuto delle difficoltà perché ci sta, però quello che vedo e che ovviamente fa piacere è che avete veramente imparato tanto e che comunque si stanno applicando tutta una serie di schemi che nascono sicuramente da te e che comunque la squadra fa bene e che si sforza anche di rendere concreti e soprattutto secondo me in alcuni frangenti proprio ad esempio nelle palle ferme sono veramente bravi. Sì, perché ripeto, hanno la fortuna, noi facciamo le stesse identiche cose con la prima squadra, identiche le riportiamo agli under, così che quando vengono convocati devono rifare le stesse cose. Noi, lo stesso allenamento che fa la prima squadra lo fa l'under, così sono agevolati quando giocano sia in prima sia con l'under. Poi chiaramente con l'under c'è qualcuno che è più fortunato, che ha un po' qualche annetto di esperienza in questo gioco, per cui riesce magari a far valere la sua esperienza. E poi durante gli allenamenti, finché le cose non escono, noi stiamo in campo, ecco, tutto lì, sacrificio e lavoro. No, ma questo fa piacere perché significa proprio che lavorando e avendo soprattutto i ragazzi che seguono, perché poi alla fine in campo purtroppo ci vanno loro, però se seguono la crescita è notevole. Complimenti ancora. Grazie. È stata una buona partita da parte vostra, non sto aggiungere molto altro a quello che avevo già detto, se non il fatto appunto che a mio avviso il primo tempo sicuramente è stato molto più bello perché combattuto, la squadra avversaria comunque è riuscita in qualche maniera a mettervi un po' in difficoltà, il secondo tempo dopo i 2 gol non c'è stata più partita, quindi è calato molto l'intensità della partita nel secondo tempo, però complimenti ancora. Grazie, buona giornata. Eccomi qua con Giovanni Volpi, neofita del calcio a 5, e questo personalmente è un grande piacere averlo qua perché lo conosco da tanto tempo.
ho avuto modo di vederlo giocare a 11 e so quindi delle sue potenzialità. Chiaramente le difficoltà oggi ci sono e come, perché è un gioco nuovo dove devi imparare tanto. Sicuramente gli aspetti particolari in cui devi crescere tanto sono gli aspetti tattici, però quello che posso dirti, e questo secondo me deve essere una base su cui tu devi lavorare tanto, è che oggi hai fatto secondo me bene, nel senso che la cosa su cui devi partire è sulle tue capacità di difendere e di marcare l'avversario, che queste sono assolutamente risapute. Se parti da questa concentrazione vedrai che avrai modo di crescere tantissimo. Sì, le difficoltà ci sono, perché comunque il calcio a 5 è un gioco molto più veloce rispetto al calcio a 11, appunto molto sulla difesa e gli aspetti tattici. Ho fatto un errore su una rimessa laterale dove non ho coperto la linea di tiro e abbiamo subito il gol, però comunque sento di non aver giocato comunque male oggi. Infatti io quello che credo che davvero devi continuare a seguire, cercando di sforzarti al massimo quelle che sono le indicazioni dell'allenatore, perché margini di crescita ne hai tantissimi, capacità sappiamo che le hai, per cui si tratta solo proprio di riuscire a concentrarti al massimo su quelle che sono le situazioni di gioco, perché poi alla fine si tratta solo proprio di capire e di applicarsi al massimo per non commettere degli errori, perché se guardiamo l'andamento della partita vi posso anche dire che nel corso del primo tempo sicuramente avete fatto una discreta partita. Il problema è che purtroppo abbiamo subito gol su degli errori. Sì, nel primo tempo eravamo sotto di due gol e siamo entrati nel secondo tempo cercando di recuperare, di riportare la partita sul pari. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato molto, abbiamo accusato la stanchezza perché la squadra è corta, abbiamo pochi cambi e purtroppo si sentono. Sì, infatti hai fatto presente un altro dei problemi che abbiamo, speriamo di riuscire a risolverli rapidamente, perché sicuramente sappiamo che fra un mesetto perlomeno una persona rientra, poi qualcuno magari speriamo possa arrivare, perché oggettivamente la rosa va sicuramente ampliata proprio per questo discorso dei cambi. Comunque complimenti nonostante tutto, perché secondo me, ripeto, hai fatto una buona partita e sono convinto che puoi davvero migliorare tanto. Grazie, arrivederci. Siamo qua con Stefano De Marchi, portiere esperto dell'anno 21. A lui la domanda che voglio fare, lasciamo completamente perdere quella che è stata la prestazione personale, perché seppur è vero che vi stava dicendo Stefano che sicuramente ha commesso degli errori, e questo è verissimo perché un paio di gol sicuramente potevano essere evitati, però penso che almeno una decina li ha tirati fuori, quindi questo sicuramente non va considerato. Quello che mi interessa capire da lui è come vede la squadra in questo momento, perché io ho l'impressione che ho avuto che nel primo tempo tutto sommato abbiamo tenuto, al di là del risultato comunque abbiamo cercato di applicare quelle che sono cose che stiamo cercando di imparare, abbiamo tenuto bene, abbiamo fatto bene anche le diagonali difensive, purtroppo abbiamo preso corso degli errori e tutto sommato quello che mi dispiace è che nel secondo tempo ci sia stato uno scoramento dopo i gol presi da loro e la squadra è andata un po' in confusione. Beh, oggi secondo me siamo entrati all'inizio abbastanza convinti, poi ci siamo a mano diciamo stancati anche fisicamente, perché comunque eravamo pochi, oggi avevamo un paio di ragazzi, uno infortunato, uno influenzato, poi abbiamo decisamente nella ripresa mollato anche di testa e lì è venuta fuori la goleada. E si poteva evitare tenendo un po' più duro, però oggi è andata così, è una giornata storta, l'archiviamo e cerchiamo di rifarci la prossima volta. Sì, infatti, giusta l'osservazione anche che mi aveva fatta anche da Giovanni prima, in effetti il fatto di non avere cambi in questo momento si fa sentire come. E poi la sfortuna vuole appunto che ci siano anche degli infortunati, qualcuno che sappiamo che non gioca da inizio del campionato, quindi sicuramente qualche problema effettivamente l'abbiamo, speriamo di risolverlo con l'incremento di qualche ragazzo nuovo o rientro di quelli comunque che sono in difficoltà. E come hai visto invece gli avversari? Ma gli avversari avevano un bel gioco, comunque facevano girare spesso il pallone, ci hanno fatto correre molto, erano bravi appunto nella loro organizzazione, partendo a tre da dietro, facendo correre la palla più che correre loro, poi cercavano spesso l'inserimento e quando ci aprivamo noi riuscivano a imbucare centralmente e lì abbiamo ripreso tanti gol e abbiamo rischiato parecchie volte. Dovevamo chiudere noi un po' più in mezzo, poi loro erano anche bravi ad allargarsi e a farci aprire.
quindi comunque una squadra che ha un gioco organizzato. Io adesso non so da quanto giochino insieme, però dall'anno scorso quindi comunque sono anche più grandi, nel senso che a livello anagrafico sono sicuramente più grandi di noi, quindi alla fine poi sappiamo bene, tu lo sai per primo, quanto significa comunque un anno. Sì, infatti può fare la differenza. No, mi sono sembrati comunque una bella squadra con un gioco quadrato comunque. Infatti è la stessa cosa che condivido in pieno. Bene, allora ci risentiamo alla prossima, grazie Stefano, alla prossima. Allora Ivan, partita dai due volti secondo me, nel senso che nel primo tempo la squadra tutto sommato, pur con le difficoltà oggettive, perché loro chiaramente facevano gioco, noi difendevamo e basta, però siamo stati abbastanza puntuali secondo me in quelle che erano a disposizione che tu gli avevi dato. La sfortuna vuole che abbiamo preso gol su degli errori, questa è la cosa che dispiace di più nel primo tempo, perché abbiamo commesso qualche errore stupido che potevamo evitare. Però la squadra secondo me in campo c'è stata, fermo restando la bravura degli avversari che abbiamo potuto vedere, e abbiamo anche visto che è veramente squadra molto organizzata. Secondo tempo abbiamo preso due gol uno dietro l'altro e ci siamo disuniti. Quello che credo, e ti chiedo se è l'impressione che hai avuto anche tu, è che bisogna veramente fare in modo che i ragazzi non si demoralizzino, perché quello che io ho l'impressione che ho avuto è che a un certo punto la squadra si è demoralizzata e non abbia più giocato sostanzialmente. Noi sappiamo bene che questo è un anno di transizione, è importante che loro devono imparare tanto e devono cercare di capire che non devono guardare il risultato, ma devono mantenere il loro gioco fino alla fine, perché ripeto, al primo tempo l'hanno fatto bene. Beh, sicuramente, allora, chiaramente avevo pochi giocatori, avevo una panchina molto corta e per di più un paio di infortuni anche in panchina, il che vuol dire che i cambi sono stati frequenti e non ho potuto usare tutti i ragazzi che avrei voluto. Fermo restando che appunto avevo questi problemi, i ragazzi all'inizio hanno fatto veramente un gran gioco. Purtroppo è stato bravissimo il capitano avversario, con due volte lo stesso movimento saltare i nostri difensori e gli avversari sono andati subito in vantaggio. Più che altro nel secondo tempo c'è stato un crollo sia fisico, perché giustamente la stanchezza ci può anche stare non avendo molte risorse, sia mentale, proprio perché i ragazzi non riuscivano a stare dietro agli avversari e prenderne tanti, come si suol dire, taglia le gambe. Cioè, i ragazzi ci hanno provato, non ci siamo riusciti. Sicuramente speriamo di poter fare di meglio la volta prossima e magari, se la fortuna ci assiste, anche avere qualcun altro in più da mettere in campo. Sì, come già i tuoi ragazzi avevano fatto notare, effettivamente questa situazione in cui i cambi sono pochi ci mette decisamente in difficoltà, oltremodo poi abbiamo anche la sfortuna di avere degli infortunati, e questa a maggior ragione chiaramente crea dei problemi. Io credo però che nonostante tutto, e proprio in una circostanza come questa in cui eravamo veramente in difficoltà sia numerica che anche fisica, aver giocato comunque un primo tempo in cui abbiamo contenuto tutto sommato in maniera secondo me discreta una buona squadra deve essere una base su cui lavorare, perché alla fine, voglio dire, questo è quello che i ragazzi hanno saputo fare, quindi vuol dire secondo me che stanno crescendo. Importante è proprio quello che ti dicevo, fare il possibile perché non entrino in un meccanismo in cui è l'aspetto mentale che diventa predominante. Non devono demoralizzarsi, devono giocare la partita fino all'ultimo secondo anche se il risultato diventa pesante. Questo è il consiglio che mi sento di darti. Lo accetto volentieri e anzi stiamo proprio cercando di lavorare anche sotto questo punto di vista. Ho già dovuto richiamare alcuni ragazzi perché magari in preda alla fuga agonistica si sono lasciati andare a qualche sfogo che potrebbe anche provocare chiaramente il malcontento dei compagni e comunque abbassare il morale complessivo della squadra con dei problemi evidenti. In un paio di occasioni ho dovuto appunto richiamare questi miei giocatori e tutto sommato spero che non ci sia più bisogno di agire sotto questo punto di vista.
il morale chiaramente non può essere dei migliori quando si va sotto con un risultato così negativo. Sicuramente lavoreremo ancora su questi dettagli, sul sia l'aspetto appunto psicologico che quello fisico, per evitare che partite del genere possano ripresentarsi. Cioè. Ottimo, l'ultima domanda, se anche tu come me hai visto una squadra avversaria molto ben organizzata, capace di giocare un buonissimo 3-1, con una buona profondità sulla boa, ma soprattutto con una buonissima capacità di giocare sui laterali che andavano sul fondo e giocavano la palla al secondo palo. Allora, la squadra giocava un buon 3-1 seriamente, perché facevano girare bene la palla e l'appoggio alla boa era sempre preciso, anche il gioco di sponda. Spesso, almeno mi ricordo bene nel primo tempo, sono passati anche a un 2-2 fatto abbastanza bene, che comunque ci portava a perdere la marcatura, perché sappiamo bene che un 2-2 fatto bene può crearci dei problemi. In particolare i ragazzi della squadra avversaria nel primo tempo hanno iniziato a giocare bene coi blocchi, e questo li ha portati diverse volte alla conclusione. Ho cercato di spiegare alla mia squadra nell'ultimo allenamento come evitare il blocco, ci siamo riusciti fino a un certo punto. Nel fine primo tempo abbiamo parlato ancora di questo problema, soltanto che la squadra avversaria ha cambiato modo di giocare a metà primo tempo, diciamo incentrandosi di più su appunto l'attacco e la formazione 3-1, quindi c'è stato poco tempo e poche occasioni di vedere i contromovimenti. Sicuramente hanno fatto delle belle rotazioni, il gioco appunto era preciso, andavano spesso e volentieri alla conclusione. Purtroppo li abbiamo anche facilitati nel compito, le marcature non erano sempre ideali e soprattutto alla fine è proprio crollata la squadra, cioè la nostra squadra, quindi anche gli avversari si trovavano più facilmente liberi per la conclusione. Comunque voglio dire, cioè, effettivamente loro hanno dimostrato di essere sicuramente una buonissima squadra, una squadra capace di fare tanto gioco, anche maliziosa, come si può dire, in certe situazioni, e qui noi dobbiamo crescere tanto, ma lo sappiamo bene. Però quello che appunto, per concludere, mi sento di dire è che se appunto riuscite comunque a tenere vive le partite in diversi frangenti, nel modo in cui l'avete fatto anche oggi nel primo tempo, secondo me questo deve essere davvero motivo di soddisfazione e soprattutto motivo di continuità di lavoro, perché sono convinto che piano piano qualche cosa di buono viene fuori, e questi ragazzi tutto sommato sappiamo bene che potrebbero anche perderle tutte, ma questo, da questa cosa tu ci sei passato e sai anche che magari prima o poi qualche cosa si fa. Francamente spero di non perderle tutte, adesso è presto per dirlo, però la speranza è quella. Abbiamo fatto anche noi ai tempi l'esperienza del primo anno di Under 21, è un mondo completamente diverso, è un modo di giocare che non ha niente a che fare con la juniores, se non ad alti livelli, quindi avevamo già messo in conto questa cosa. Adesso speriamo di trovare i meccanismi giusti per far qualcosa di buono e magari anche di fare partite migliori, sperando nei primi punti in classifica. Bene, grazie Ivan, alla prossima e in bocca al lupo per il proseguo.